affitto perché lì non sarebbe? Ma no, no, non gli rinnova no, il contratto. Ma che vuole vendere? È bene, lo possono comprare loro. Ma no, lì non è che gli piaccia. È una vita che cerca, non so, però ma se so, perché loro vogliono rimanere forse in quella zona lì. Ma forse all'ultimo piano, cioè dell'altro palazzo, possono stare lì, hanno chiesto per primi, per magari. Via. Ah, quello vicino, Nuova Castiglia, lì, come si chiama? Mi spiace perché comunque sono carini. Poi si tengono con carini. Sì, mi vogliono bene le pazzesche. Sì. Anche Giulia che amano tutti. Sì. Adesso sì, lo Sofia, Giulia un pochino più dipendente. È più grandicella. A me... Fa qua, da in classe di forse con bene perché... Perché Vittorio fa qui. No. Con Anna, Ma quando praticamente Giulia è arrivata qua quando avevo un anno, io sono arrivata qua quando non ce l'avevo ancora. Come se non... No, quindi un anno e mezzo. Un anno e mezzo, lei due? Lei due. Perché loro avevano. Perciò avevano un appartamentino, sì, mica ce l'hanno ancora, ma è quello di Arduino che affittano. Che era dietro casa nostra, quando noi abitavamo in Piazza Mare, infatti. Io li ho conosciuti lì. È per questo che Sofì, cioè, anzi, per la verità il papà è cugino di una mia cara amica di Laura. Cioè, appena arrivo sotto mi abbraccia. Anche Sofì. Poi Chiara è odiosa. Magari c'è Laura Schwarz, sai. Chi è? Laura, Laura e Lore. Sono gli zii d'oro. Ah, non sapevo. Zii Lore! Cioè, zii per modo di dire, perché il papà di Sofia è cugino di Laura. Per cui no. Magari ci sono anche di oggi a me. Se vuoi te li sono. Se vedi Laura ed Ore sono più. Ah, è la mascherina con me. Vi saluto da parte tua da 4.000 di. Fanno solo un salto, magari lavora Laura. Talmente messa male con me. Questo castello di Barella che lavora tutti i giorni, per preso il sabato. E anche l'argomento? Magari ci sono loro. Che aprono questo centro. Ma dappertutto aprono, speriamo che poi riescano, perché anche lì hanno fatto una mega capalestra. Anche Alice, sì. C'è Capaglia lì, c'è in mezzo. Via Iervis. Michelle di La Demora. Sì, e chi è l'altro? Di Capaglia lì. Ma ti trovi Stefano? L'amico di lui dopo fare un basket. C'è anche lui, ma come socio? C'è Giuliana. Mamma mia! Ci sono Piacentini. Ma... C'è Piacentini, va bene. Ah, io gli auguro ogni bene, perché però ti dico. A me ha lasciato un po' perplessa. Perché... Io non, perché forse perché non sono per quelle cose, quindi. No, ma più che altro. Cioè, mamma! Cosa c'è? Mi sa che 30 dipendenti. E per 30 dipendenti hanno ricevuto il curriculum per 700 euro. Sì, infatti mia sorella ha detto quello. Però poi c'è 30 dipendenti che devi averne, devi andare con 10 soci che devi fare. Cosa c'è Andrea? 500 persone che possono andare in palestra. Puntano sicuramente su turisti. Secondo me sperano con la candidatura all'UNESCO della città. Ma quella candidatura mi ha detto che è remota. È remota? Però pare che per il 2018 devi avere dei requisiti. Ce la possano fare. Comunque stanno partendo. Sì, però scusa Erika. Io non vorrei farla perché il ristorante va bene, c'è tutto un cioè, cosa hanno? Loro puntano su quelli della moda, sono quattro sgualfi. Ma poi hanno aperto anche Marella vicino al castello, che è di nuovo un progetto a piano, che stai dando in testa di perché Manda, non ce la faccio! Chi diceva? Ma che Manda che ha preso, che ha comprato il castello, che sta facendo tutto questo mega progetto, c'è tutto, un resort, ristoranti, enoteche, negozietti con prodotti locali, caratteristiche di artigianato locale, spa, centro benessere, anche lì è uguale. Mi auguro che sia una roba veramente... Infatti, nel senso che probabilmente punteranno sul turismo, ma il turismo non arriva al cielo, Non lo so, io un'opera di marketing... Non so fare la danza.
la pasticcia, non lo so. Io gli auguro davvero che le cose vanno bene, che non abbiano... No, che ci siano dei buoni tour operator che riescano poi a portare gente. Vero è che io parlavo appunto con Stefano un giorno che siamo andati a qualche partita, che ero andata con lui. Perché io e Sandro da un po' che vogliamo fare qualcosa, anche un bed and breakfast, comprare un buco con tre camere e fare qualcosina. E quindi si parlava, diceva sì, noi abbiamo fondamentalmente infine fatto una scelta strettamente turistica e collegata a quello che, perché è l'unica cosa che hai preso, posso fare. No, non c'è altro, ormai non c'è più niente. Sì, abbiano le natura industriale, ovviamente avranno delle informazioni allora adeguate, perché appunto non fai un investimento puntando su una cosa che non sai se poi c'è, tutto lì si saranno ecco quanto c'è di mezzo anche la società proprietaria degli immobili della ex Betty. Andiamo a tirare su.